Parliamo di privacy. Che palle. Parliamo di privacy in maniera interessante. Ciao, io sono Ciuffo, su questo canale pubblico trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. L'argomento privacy è decisamente controverso e a dire la verità è stato reso ancora più controverso da recenti legislazioni europee. Ecco, viene facile a dire, guarda qua in Italia cosa combiniamo, siamo i peggiori. Magari saremo i peggiori nell'esecuzione di queste normative, però molto spesso anche all'estero non se la cavano niente male nella produzione di burocrazia nonsense. Comunque, saremo tutti familiari con i classici moduli di autorizzazione alla gestione il trattamento dei dati che dobbiamo firmare ogni due per due, qualsiasi atto dobbiamo stipulare, dall'apertura di un conto in banca alla firma di un contratto di lavoro. Ora, perché la privacy è così importante in reparto? Beh, è ovvio, ognuno è padrone delle proprie informazioni personali ed è giusto che se uno non vuole far sapere al mondo di un determinato trattamento, di una determinata patologia, ecco, possa tenere questa informazione per sé. Perché questa informazione deve essere divulgata da altre parti? È giusto che ognuno sia in possesso delle proprie informazioni. Ora si parla tanto di privacy e di social media a causa di una importante fuga di informazioni, di una divulgazione di informazioni private di reparto, soprattutto sotto forma di fotografie pubblicate su Facebook, su Instagram, di operatori, quindi sto parlando di infermieri, di OS, di medici, di fisioterapisti, eccetera, che si fotografano in ospedale con i pazienti e poi pubblicano sul web queste fotografie, magari anche all'insaputa dei pazienti. Questo è un grosso problema ed è facile intuire perché. È un problema a cui la legislazione in realtà ha già risposto perché ci sono le multe e sono pesantissime, da 300 a 30.000 euro, una cosa del genere. L'occhio del gigante è spesso rivolto ai giovani tirocinanti che sono, a mio parere, ma ho già avuto modo di esprimermi in un altro video, ingiustamente visti come la causa principale di questa fuga di informazioni. E secondo me non lo sono, in particolare riguardo alla pubblicazione sui social. Allora, io ho un canale YouTube, lo sai perché mi stai guardando. Se mi segui da un po' di tempo, sai che io non pubblico informazioni personali. Ogni tanto racconto storie dal reparto, cose che mi sono successe in tirocinio, a volte racconto quello che ho visto, quello che ho sentito in determinate situazioni, ma sto ben attento a ovviamente non rivelare informazioni personali dei pazienti, informazioni geografiche riguardo a dove mi trovavo, in quale struttura stavo lavorando. Molto spesso, prima di raccontarti la storia, premetto che la storia è stata in parte modificata. Ti faccio un esempio: per esempio, il video in cui racconto di aver assistito a un parto, prima di iniziare a raccontarti di questo parto, ti dico che in realtà ho assistito a diversi parti e quello che ti sto raccontando è un'amalgama di tutte queste varie esperienze. Questo nel rispetto della privacy, ovviamente, ma soprattutto nel rispetto delle persone che magari non vorrebbero vedersi spiattellate un momento così personale, così bello, così carico di significato da una persona che era partecipe in quel momento secondo la loro volontà e comunque sempre con la loro autorizzazione. Chiaramente se io assisto ad un parto è perché mamma e papà mi hanno detto personalmente sì, resta. Questo era per farti un esempio. Ci sono state nella mia carriera da tirocinante diverse occasioni in cui la privacy è servita a mantenere anonima la presenza in reparto di VIP politici oppure criminali o anche grandi o piccole figure religiose, soprattutto frati o suore. Se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su e se non l'hai già fatto, clicca anche sul pulsantone rosso iscriviti e anche sulla campanella, così ti arriva una notifica quando pubblico il prossimo video. Puoi scrivermi su Instagram e su Facebook e su Twitter e anche via mail, sì. Trovi il link in descrizione. Per quanto riguarda VIP, politici, insomma, personaggi importanti, molto spesso erano in reparto
per operazioni chirurgiche fatte fuori dal sistema sanitario nazionale, quindi tramite libera professione. Ora, la libera professione è qualcosa che mi sono fatto spiegare perché non mi era molto chiaro. Devo dirti la verità, temo che non sia molto chiara a me persino tuttora. Quello che ho intuito da quello che mi è stato raccontato è qualcosa che in realtà non mi piace. Se tu hai un'idea più chiara di quale sia la libera professione, del significato, ma soprattutto di quali siano le implicazioni, di quali siano le necessità per riuscire a ottenere una libera professione eseguita però sul sistema sanitario nazionale, ti chiedo di spiegarmelo nei commenti, mi faresti un grande favore. Sicuramente mi farebbe molto piacere leggere il tuo commento, anche sapere una tua opinione a riguardo. Ora, quando queste occasioni si verificavano, molto spesso l'accesso alla stanza dove c'era la persona, il politico, la persona famosa, era interdetto a noi studenti, quindi l'accesso era permesso a solo un infermiere, le consegne non venivano passate insieme alle consegne ordinarie, ma venivano passate a parte. Farei diversi casi di persone decisamente sensibili alla privacy, su cui comunque il segreto professionale importante ricadesse, ho nominato anche criminali. Capita molto spesso che criminali mafiosi e assassini della mafia necessitino di cure ospedaliere e siano portati in determinate aziende sanitarie in cui anche gli studenti fanno tirocinio. Allora, in questo caso l'informazione arriva dalle consegne, ovvero c'è un nuovo ingresso, questo ingresso proviene dal carcere, l'intuizione riguardo alla gravità dei reati commessi arriva dal fatto che sono sempre presenti di fronte alla stanza dei poliziotti o dei carabinieri armati con dei mitra che controllano qualsiasi infermiere entri. Quindi sì, dicevo, la privacy è un argomento controverso, diciamo che la mia posizione in merito è questa. Di sicuro da un punto di vista burocratico riempie palazzi di scartoffie, mentre poi dall'altro lato potrebbe succedere che un database informatico, magari di pianificazione infermieristica, sia tenuto su Google Drive. Ora, sai che Google Drive è contenuto all'interno di server Google, quindi mentre da una parte l'accesso a queste informazioni è controllato e a volte interdetto da una firma, dall'altro lato le informazioni sono in possesso di Google perché si ritrovano fisicamente su un grosso computerone. Allo stesso tempo, questa è un'informazione però senza fonte, quindi ti invito a prenderla con le pinze. A un certo punto era venuto fuori uno scandalo, forse da WikiLeaks, che tutto ciò che passa attraverso un server americano viene trattenuto dal governo americano per un determinato periodo. Quindi mi sembra assolutamente un controsenso, e per questo che dicevo controverso, il fatto che ci sia tutta questa attenzione maniacale alla privacy, la cui burocrazia potrebbe riempire palazzi, quando le informazioni personali che noi stiamo cercando di tutelare sono comunque possesso e diventano immediatamente accessibili a qualsiasi funzionario di Google oppure a qualsiasi funzionario dei servizi segreti americani. Mi piacerebbe però sapere che cosa ne pensi tu su questo argomento, perché è ovvio che non si può andare nella direzione opposta, ovvero rendere assolutamente pubbliche tutte le informazioni. Come allo stesso tempo la privacy è una grossa limitazione al confronto tra i vari organi e le varie istituzioni, per cui magari sarebbe molto più facile condividere le informazioni se non ci fossero tutti questi blocchi, no? Quindi anziché portare scartoffie da una parte all'altra, se fosse possibile avere un database centrale con tutte le informazioni del paziente, qualsiasi operatore sanitario, medico, dottore, infermiere a cui ci rivolgiamo avrebbe immediatamente tutte le nostre informazioni cliniche a portata di mano, subito così accessibili e affidabili.